Cari ragazzi, ben ritrovati, nuovo episodio di Last of Us parte 2 Remastered. Non ho parlato a fine dello scorso episodio. Abbiamo saputo una verità non proprio da poco. Ecco, ovvero che Dina è convinta di essere incinta. Ellie non l'ha presa benissimo, dandole del peso morto, in parole povere, cose che ha, secondo me, di cui si è pentita sul momento, ma dal nervoso, secondo me, le è uscita in maniera incondizionata, ma ha in parte ragione, perché la missione che stanno portando, cercando di portare a casa soprattutto Ellie, ma poi anche Dina, è una di quelle missioni che 9 volte su 10 finisce male, andando da sole a cercare vendetta chissà dove. E quindi portare con sé un bambino, uno, è un problema per la missione, due, è un problema in generale, ovviamente. Come si fa a mantenere un segreto così? Esatto, e poi anche la questione di fiducia, no? Ellie ha già avuto dei segreti, uno lei da mantenere e uno quello che Joel ha deciso di raccontarle, di tenerle prima nascoste e poi di raccontarle, che insomma non sono finiti benissimo proprio, no? Quindi anche questo è un qualcosa. Qui cosa ci stanno raccontando? Febbriciattola? Non lo so, fato di qualcuno che era qui. Ma è meglio stare attenti. Ah, siamo arrivati nella sala controllo, possiamo chiamarla così? Altro biglietto che parla sempre di settembre. Ah, è la parte successiva della storia di quello che era chiuso qui. Settembre 19, è saltata di nuovo la corrente, vado sul tetto per vedere di ripristinarla. Ok, quello che probabilmente cercheremo di fare anche noi, immagino adesso, perché ho visto qua, vedete che c'è una sorta di centralina che porta poi, vedete, fuori, quindi credo che... la nostra destinazione sia non giù, brava, metti il cappuccio, ma su. Ricordiamo che nell'ultimo episodio anche siamo scappati in maniera, come dire, rocambolesca a dire poco, da uno WLF, due quell'orda incredibile di zombie. E aggiungo anche al discorso di prima... ora si spiegano... oh, ecco dove è finito. Ma è morto per cosa? Per la scossa? Accidenti. Ti sei fritto? Forse non eri questo grande elettricista. Insomma. Ne ho sbagliato. Olè. Quella scena in cui Dina vomitava vicino al cavallo. Mi sa che ti sei proprio massacrato con l'elettricità. Va bene. Non sono affari nostri, dobbiamo aver attaccato la luce. Andiamo giù. E insomma, una situazione un po' peculiare la loro, anche perché ovviamente il figlio non è di Ellie, dovrebbe essere di... con chi stava lei? Con chi stava Dina prima? Con Jesse, no? Proprio di sì. No, Ellie, per piacere. Ecco, brava. Ah, niente. Oh. Che cos'è? Si gode. Ok, pensavo partisse una scena o qualcosa. Abbiamo una chiave. Una chiave che apre cosa? Però vediamo se apre questa porta qui la chiave. Dovrebbe, in teoria.
Yes. Okay. Ah, eccoci. No, era effettivamente un teatro, non un cinema, wow. Allora. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. Ma anche un concerto, visto che entrambi piace... Anzi, a Joel piaceva suonare la chitarra e l'ha insegnato a Ellie, no? Allora, possiamo andare dietro le cose, che è una cosa sempre che fa un po' d'ansia. Qui cosa c'è? Sikabit. Forte. Pinnacle Theater. $25 inglesi provenienti saranno devoluti al centro per l'infanzia di Seattle. Ah, aspetta. Ah, è un pezzo della canzone, ok. Non so se dovrebbe dirmi qualcosa, non mi sta dicendo niente. Proviamo ad andare qui dietro, vediamo cosa c'è. Spero niente. Da brividi. Sì, è un po' inquietante, sì. Non ci credo. Oh! C'è quasi a sembrare musica. Ah, faccio pena. No. Ti mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Dai, andiamo. È questo? Sì. Ah, cacchio. Ebbene sì, signori, i flashback. La canzone, se non l'avete riconosciuta, ve la dico io. È quella che ha cantato Joel all'inizio del gioco a Ellie. Chissà. Dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Su, è una nidiata? Cos'è una nidiata? E non glielo spieghi? Sta attenta. Tranquillo. Qui non... Ma... Volevo dire, qui non sa nuotare, in teoria, lei. Ho imparato. Ma sei impazzito! Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Ah, no. Non credo. Qui ho imparato a nuotare. Ok. Migliore a vista d'occhio. Sì. Nuotare non vuol dire agitarsi. Devi solo... Spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che recepisci. Con tutto lo zaino. Beh, visto, di là, guarda. Sì. Ho visto. Sì. Sembra...
Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. E via, Clanfona, prendi la rincorsa. La bomba si è tuffata. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Che bello rivederli assieme. E questo è una via di mezzo tra l'uno e il due, praticamente. 3 anni prima, quindi un anno dopo l'uno e 3 anni prima del due, no? Visto che abbiamo detto che erano passati 4 anni tra il primo e il secondo capitolo. Non a caso arrivano adesso i flashback, secondo me. Il primo momento di vera pausa che abbiamo della missione di Ellie e Dina. Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Sotto là? Dove mi stai portando? Vai. Aspetta. Arriviamo fino qua intanto. Ecco. Olè. Un nuovo paio di scarpe? Ehi, quante ne hai? Non quante vorrei. E io come ci dovrei salire qua però? Mi dai una mano te? Vieni. Ecco, ok. Ok. Al diavolo, ci rinuncio. Era ora. Ma per caso è un'enorme collezione di fumetti? Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Oh, oddio! Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Guardala. Joel! Sorpresa. Porca merda. Porca vacca. Cos'è, un museo? Ah, il Wyoming Museum of Science and History. Ah, che figata. Museo di storia naturale del Wyoming. Ma come l'hai trovato? Maria, è lei che ne ha parlato. Ho pensato potesse piacerti. Hai pensato bene. Questo cos'è? Un libro? Ma sui dinosauri. Wow. Vabbè. Eccoci. E allora via, una giornata papà e figlia. Mettiti il cappello di Indiana Jones subito. Prima cosa da fare in un museo delle scienze naturali. Vuoi subito. Farlo? Metti su. No, grazie. Peggio per te. Guardala lì. Adesso manca solo una frusta e ci siamo. Che poi fare dire così quando hanno già annunciato il gioco di Indiana Jones fa ridere, però. Guarda che artigli. Quello è un velociraptor. In realtà è un di noi Nico. Sono quasi sicuro che siano velociraptor. Già. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Jurassic Park. Per la cronaca. Dino Hall. Ma pensa a te. Dicevo, è il momento giusto, no? Per fare questi flashback. Intanto che sono molto belli, ma due nel momento giusto perché c'è questo momento di pausa in cui Ellie riflette su tutto quello che stanno passando e quello che è successo, ovviamente. Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene.
Vabbè. Guarda lì. Compsognatus. Compsognatus. Nome altisonante per questi scriccioli. È vero. Attaccavano in branco. Questi quelli che poi si sono evoluti negli uccelli, negli uccelli. E in effetti sì. Ma in un altro. Hanno girato un seguito. Ma deludente. Azz! Così? Critiche a Vanvera. Oddio mio, che figata. Com'è possibile che questi siano rimasti in piedi, però? Vabbè. Questo è lo stegosauro, ci posso scommettere, non lo so, la casa. Che testa piccola. Joel, guarda. È un dinosauro con il cappello. Si chiama Cappellosauro. Non credo. Questo è il triceratopo. Sarà una moda? Spero non diventi una moda. Vabbè, ma questo io lo lascio su, ti dico la verità. Oddio, in realtà sarebbe bellissimo metterlo sopra questo qui, il cappello, però non so se ci riusciamo. Questo cos'è invece? Rinero... Dimetrodon. Un lucertolone questo. Dimetrodon era un predatore alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Credo che fosse in testa alla catena alimentare. Era riferito a me. Beh, in caso era complimento. Gallimimus significa imitatore di galli. Chi inventa questi nomi? Gli scienziati. Beh, che nomi cretini. Ho capito. Latino un po', credo anche, eh. Ah, il brachiosauro. Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca. C'era una scena in cui un personaggio diceva: questa sì che è una bella montagna di merda. Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea. Appena torniamo a Jackson, serata cinema. Joel così contento di poter essere di nuovo padre. Veramente spezza il cuore. Il problema è che... Oh, guarda che belli tutti i fossili con le impronte. Il problema è che non riesci a... Cioè... Come dire... Fatemi spiegare. Riesci a essere empatico? Nel senso che capisci quello che sta provando. Si vede che lui è felice più di ogni altra volta in vita sua. Però Dio buono, riuscire a giustificare quello che ha fatto per far sì che lui sia felice. Velociraptor. Joel, questo è quello di cui parlavi prima? Il Velociraptor? È piccolino. Non puoi mai fidarti dei film. Iguanodon, Allosauro, Tirannosauro, guarda che bocon. E questo come... Oh, madonna, che nome difficile. Quanto è grosso questo teschio? Mi ricorda un po' Tommy. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta... Boom, Tommy. Oviraptor. Questo sembra un uccello. Sì. I paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh... Fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Da un film. Andiamo avanti. Ah beh, sempre... Oddio, un altro berretto, godo. Mettilo subito in testa. Più bello questo anche, secondo me. Bravissima. Mettilo in testa, Joel, dai, ti prego. Hey, Joel. È lì. Non provare a toglierlo. Compio gli anni, decido io. Ah, è per il compleanno. Ti sta meravigliando. Oddio, ho preso un trofeo per questa cagata. Godo come un maiale, godo. Andiamo su. Visitavi spesso musei? Sì. Sì, sarà il mio dorato. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo del Texas. Okay.
sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Oddio, la scena della giraffa nel primo gioco, è vero. Ha un suo fascino. Effettivamente. Te l'ho detto. La giraffa, la scena della giraffa nel primo gioco, che bella, dopo che era successo quel casino con i cannibali, mamma mia. Oh, e qui andiamo nello spazio? Ah, qui probabilmente si passa la parte di... A Walk Through Stars. Sapevi che c'era? Che figata. No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Ma smettila. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio volavo, Venere, tu... Oddio! Ok, ok. Non lo sapevo, non lo sapevo sta cosa. È tipo quel nostro ritornello per le rime delle montagne, no? Delle Alpi. Indovina qual è stato il primo animale nello spazio. Questa la sua Can. Scimmia. No, erano mosche. Nel 1947. Ah. Per studiare le radiazioni ad alta quota. E sono sopravvissute. Sei in gamba, ragazzi. Ok. Grazie. Lei è super appassionata di queste cose qua. Ok. Cosa? No. Ok. Adesso non mi ricordo come... Oddio, che bello! Il modulo d'atterraggio, anche il modulo lunare, tra l'altro, come si chiama? Rover, boh, insomma. Ecco, questo nel museo vero non avresti potuto farlo. I rover non hanno il volante. Hanno i joystick. Ah. Aspetta, è quello vero? Dato che l'originale è rimasto sulla luna, direi di no. Io sono stato in questo tipo di museo, in quello di Washington, dove appunto c'è, vabbè, non ci sono entrato lì dentro perché c'era una fila tipo di 2 ore, però è incredibile quel museo. Disegna tutto, sì. Dopo, ma non so se la possiamo vedere dopo, quindi vediamola adesso, perché di certo non avremo lo stesso desiderio. Desiderio? Lo stesso diario. One day. Vorrebbe andare nello spazio. Aspetta, ma qui vedo. Dina mi ha fatto una corona per il compleanno. È tornata da quel campeggio carica di carta. È spettacolare. Ah, ma vedi, qui ci sta raccontando uno spaccato della Ellie pre... C'è post parte 1 e pre parte 2. Dina e io abbiamo trovato un vecchio campeggio troppo figo. Dice che i bambini ci andavano a giocare d'estate. Era pieno di materiali per lavoretti d'arte. Ho preso della carta colorata e ne ha ricavato delle corone mentre fuori pioveva. Che bella giornata. Tommy e Joel, il disegno. Ah, che bella questa cosa. Ho fatto bene a guardare. Ok, ma arriviamo alla parte clou. Dicevo, questi musei qui della scienza naturale, dello spazio, New York, Washington, sono incredibili, incredibili. Bellissimo. Che odore c'è lì dentro? Di spazio. È morto probabilmente anche, però... vabbè, a sto punto, con tanto di casco, facciamo questa esperienza che io non ho potuto fare, ma che forse nella maggior parte dei musei non si può fare. Dopo di te. Scusatemi, pensiero che mi è venuto in mente adesso. Sarebbe una deriva piuttosto... Madonna, che roba incredibile. Piuttosto particolare se nel terzo di The Last of Us si scoprisse che una parte dell'umanità si è salvata nello spazio, tipo. Così. Wow. Shoo! Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma... Riesci a immaginare come...
Buon compleanno, piccola. Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. Valsa la pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non c'è di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì, ok. Ok. Sulla terra. Sì. Ma ce l'ha sullo zaino questa spilla qui, anche nel adesso. Può essere. Dopo controlliamo. Secondo me ce l'ha ancora appiccicata nello zaino. Ma secondo me sì, eh. Pazzesco, come si fa a non voler bene a Joel, nonostante tutto quello di cui abbiamo parlato prima, cioè, come si fa? Ma c'è ancora roba da vedere, vuoi dirmi? Aspetta. Grazie. Il museo continua là sotto. Non sono mai stato di te. Andiamo. Ok, ma come pensi di arrivare laggiù? Grande tuffo? Sì! Sì! Oppela! Sempre farmi preoccupare. Vieni qui! No! Ehi, di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Joel! Geronimo! Non male. Qui c'è una statua di un orso, immagino si riprenda col tema della natura, cioè degli animali e quant'altro. Oh no! Ehi, dammi una spinta. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo ora.
Stai a vedere che ci sono gli infetti qua dentro, eh? Forza. Stai a vedere. Oppela. Okay, non notizie. Credo che apriremo la porta. Quella porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, okay. Sta attento. Natural History Center. Centro di storia naturale. Ok. Qua mi puzza. Fauna del Nord America. Qua mi puzza che saremo in pericolo, visto che siamo soli, ma... Ho ucciso per loro. L'aquila reale. Songbirds. Ah, gli uccelli del Wyoming. I quattro soldati al gate, lì al portone. L'ultimo ha pianto. Che cazzo è successo? Oh, merda. La donna che abbiamo torturato si è soffocata nel suo sangue. Ah, cazzo. The stragglers su suck into camp. They just wanted food. Snack, no, suck, scusatemi. I disperati che si erano introdotti nel campo erano solo affamati. Ah, vieni fuori. Ah, addirittura robe per curarsi, minchia. Il bambino ragazzino che è scappato, no, si è lanciato nell'esplosione, non ho potuto fermarlo. Che cazzo è successo? Le persone nel furgone le abbiamo chiuse dentro e cosparse di benzina. Ah, ma chi sono sti simpaticoni qua? Stupidi animali finti. Questo è un grizzly. Ah, merda. Ma perché ci sono i jumpscare ogni tanto in sto gioco, Cristo di Dio? Bugiardi. Liar. Da lì. Sono qui. Che diavolo era? È un cinghialotto. Solo un animale. Ok, muoviamoci. Voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza. Qui non credo che lei sapesse la verità ancora. Oh, Seattle giorno 2. Ci siamo mossi. Abbiamo avanzato di una giornata. Madonna. È lunghissimo questo gioco. Occio. Guardala la spilla lì sotto. Vedi che non dico cazzate? Guardala la spilla. Le altre sono sparite, ma la spilla con lo spazio è rimasta. Penso dovremmo andare a prendere la radio. Ok, siamo tornati. Che bello questo flashback. Dina sta ancora dormendo. Dove cazzo è? Non era lì prima? Ah.
Quanto sono sexy, Uno schianto. L'hai riparata? Si era staccato un filo. L'antenna. Hanno trovato il caos alla scuola. Bene. Questo tizio, Owen, è scomparso. Magari l'ha preso Tommy. Magari. Lei invece? Ancora niente. Unità Romeo, vi vogliono al sito 2. Ripeto, trasferitevi al sito 2. Confermate. Allora, i numeri sono postazioni. Lo studio TV dove eravamo è il 6. Le comunicazioni arrivano spesso dal 2, credo sia la loro base. È utile. Senti, ieri sera è stato stupido. Già. Vittime rinvenute al 14. Tutte le unità a rapporto. Passo. Il sito 13, unità Lima in arrivo. Quante iene? Passo. Nessuna iene. Un intruso. Un maschio è armato. Un intruso maschio? Tommy, dov'è il 14? Non sono sicura al 100%. Ok, prova. Beh, se questo è il 7, mentre il 12 è questo, qua giù. Penso sia qui, in questo quartiere. Hillcrest. Ok. Dina. Sì. Non va bene. Ehi. Lo troverò, ok? Tu continua a spiarli. Sì, ok. Aspetta. Dammi la mano. È un portafortuna. Non credo alla fortuna. Ma io sì. Ok, Hillcrest. Così il posto è questo? Sì, direi che è questo. Sì. Io però, sincero, anche se dovesse venire un episodio un po' più corto, lo dividerei e lascerei il throwback praticamente separato in un unico episodio. E poi Hillcrest e la caccia... quello che dovrebbe essere Tommy, ma dovrebbe proprio essere lui, visto che uomo armato da solo, la facciamo nel prossimo episodio, mi sembra più sensata come cosa. Signori, molto molto bello questo episodio, ma molto molto bello tutto il gioco. Grazie per essere arrivati fino in fondo, fatemi sapere la vostra come sempre nei commenti, ci rivediamo o dopo o domani col prossimo. Ciao boys!